Oggi è il 22 gennaio, San Vincenzo, e a Giaglione è in pieno svolgimento la tradizionale festa. Dopo la processione del mattino, c'è la replica del pomeriggio sotto rare gocce di pioggia che non turbano lo svolgersi degli eventi. Sono gli spadonari ad aprire il corteo, con le loro danze ricche di gesti simbolici, seguiti dalla banda del paese, dall'albero fiorito portato da una donna e dalle priore. L'appuntamento è davanti alla parrocchiale dove tutti entrano. Anche il bran, cioè l'albero fiorito, alto circa 3 metri, con un peso di 30 kg, porta alla base il pane benedetto. Dopo la funzione religiosa, si apre il tempo delle danze degli spadonari sul sagrato della chiesa. Le priore, con la portatrice del bran, osservano il rito dal portale della chiesa. Gli spadonari, nonostante l'arma in dotazione, sembrano non assolvere una funzione aggressiva. Anche la spada, che gratta per terra, denota non la guerra, ma l'aratura del terreno. Gli stessi costumi adornati di fiori, in particolare il singolare copricapo, rimandano probabilmente ad un rito propiziatorio della primavera. Le danze degli spadonari, presenti anche in altri comuni della Val di Susa e Cenischia, sono un esempio di come certe tradizioni pagane si siano inserite nel contesto del cattolicesimo contadino, anche se la loro origine non è documentata e quindi alquanto incerta. L'esplosione di colori dell'albero fiorito e dei copricapi degli spadonari contrastano con il grigio paesaggio ancora invernale. Quasi una consolazione e un auspicio per una primavera desiderata e imminente.